È una tradizione, quella del torrone, che sembra affondare le radici nel mondo aramo. Da ben due secoli a Bagnara Calabra, nel cuore della Costa Viola, si prepara il classico torrone, uno dei prodotti più apprezzati della nostra regione. La storia del torrone è antichissima e la storia del torrone anche qui a Bagnara, mi raccontavi infatti? Come no, io penso che il torrone, l'eccellenza della produzione bagnarese e della produzione dolciaria, sia proprio uno dei prodotti che più racconta della nostra terra e della nostra storia. Ne parlavamo prima, è fatto il torrone con il miele, con le mandorle, con gli agrumi, tutti i prodotti tipici del nostro territorio, no? Quindi quando si assapora uno dei torroncini si sentono proprio i profumi, no? Gli aromi tipici del territorio della Costa Viola. E poi anche della nostra storia, perché la ricetta del torrone, il rito del torrone, perché ha veramente tempi, modalità di lavorazione antichissimi, sono radicati in quella che è la storia del nostro territorio. Pensiamo alla tradizione araba, alla tradizione spagnola. Infatti, con modalità diverse, con ricette diverse, il torrone è un prodotto che si trova in tutte le coste del Mediterraneo. Da noi è arrivato probabilmente con gli arabi e ha proprio una ritualità antica. Si fa cuocere il miele a bagnomaria per tantissime ore e poi si aggiunge piano piano le mandorle e poi viene schiacciato con gli agrumi, insomma, per aromatizzarlo. Questo è il Martignana, che è il torrone più antico, quello tipico di Bagnara, tanto che insomma i produttori calabresi, è molto duro, i produttori calabresi hanno chiesto il patrocinio dell'IGT, proprio per... questo è realizzato con mandorle? È fatto con miele, zucchero caramellato e mandorle tostate e poi avvolto nello zucchero. È particolare perché viene fatto ancora con il metodo antico, pensi che quando si schiaccia viene schiacciato con dei limoni, proprio in modo che la buccia del limone rilasci tutti i profumi, tutti gli oli essenziali, in modo che il prodotto se ne impregni, e le assicuro che è davvero qualcosa di eccezionale. Le volevo chiedere, ma il torrone viene preparato solo nell'occasione natalizia oppure durante l'arco dell'anno? Anche qui dobbiamo spezzare una lancia in favore dei produttori calabresi, che già da tantissimi anni nel piccolo, oggi siamo nell'epoca delle grandi tecnologie, del mercato globale, quindi il fatto di spostare i prodotti anche oltre il territorio nazionale sembra qualcosa di normale. Invece i produttori già da tantissimi anni esportano il loro prodotto nelle enoteche, nelle pasticcerie, in tutto il mondo. E poi un'altra cosa bella è che è un prodotto così radicato nella storia del nostro territorio che i migranti, anche se sono da generazioni che sono fuori in America, in Australia, proprio abbiamo tantissime richieste di queste persone che, proprio per sentire il sapore della loro terra, chiedono il torrone in modo da poter passare le feste con il torrone di Bagnara. Sì, con il torrone di Bagnara, esatto. Si parla di torrone, ma si parla anche di bellezze, di pietre. Mi dicevi quindi che tu realizzi questi oggetti che noi vediamo qui esposti? Sì, realizzo questi oggetti principalmente nel periodo, insomma, natalizio e a volte anche nel periodo estivo. Sono delle pietre che vengono ritirate dalla fiera di Milano e molte di queste pietre sono di origine indiana e si chiamano Kashmir. Altre invece sono pietre, diciamo, che troviamo anche qui, come il vetro di Murano, l'onice, l'ambra, insomma tutto un insieme di... Poi vengono assemblate, lavorate insieme, c'è un lavoro più che altro di fantasia e basta. Quindi tu non hai un laboratorio, questo è un tuo hobby? No, io nella vita faccio l'insegnante, quindi questo è un hobby, ho cominciato così per gioco e poi sono stati visti un po' da amici e poi insomma il lavoro è piaciuto, per cui... Ci fai vedere quelle pietre che mi indicavi prima? Ecco qua, questa è una classica pietra indiana che si chiama Kashmir. Poi viene lavorato insieme alle catene, che sono tutte quante in argento.
la novità di quest'anno è che ci sono anche queste in velluto, proprio per il periodo invernale, sono delle rose lavorate diciamo con la forma, con il materiale del velluto. E poi questa è un'altra particolarità che viene molto usato anche stile gioielleria, perché diciamo è ottone, però insomma fa un effetto abbastanza importante. Alla Festa del Torrone anche la cooperativa Girasole, perché? Siamo qui perché invitati direttamente dal Comune per partecipare attivamente a questa manifestazione con i ragazzi diversamente abili. Da quest'estate stiamo portando avanti questo progetto che prevede l'impegno dei ragazzi diversamente abili di Bagnara Calabra in laboratori, visite alle attività di Bagnara, ad attività che possano impegnarli direttamente. Siamo qui proprio per partecipare attivamente alla promozione del Torrone. I ragazzi hanno visitato i laboratori di Bagnara, hanno riscoperto il Torrone ed oggi sono qui per dare una mano alle ditte, promuovere Bagnara e promuovere il Torrone. E allora, Antonio, hai partecipato alla visita del laboratorio del Torrone a Bagnara? Sì. Quali sono gli ingredienti del Torrone? Te li ricordi? Miele. Miele. Cannella e cioccolato. Cioccolato. E poi la cosa più importante sono le delle. Le mandorle. Che a Bagnara il Torrone si fa con le mandorle e non con il pistacchio. Meglio conosciuta come Patria del Torrone, Bagnara Calabra tiene alto il nome di una cittadina posta nel cuore dell'incantata Costa Viola. Mandorle, miele, zucchero fondente, profumi di arancia e limone, ripieno di candili, pan di spagno e di cedro, antichi segreti che si tramandano da padre e figlio, con delle varianti che rendono questo prodotto veramente unico. Ci descrivi un po' le specialità, noi stiamo vedendo tanti stand, oggi è la Festa del Torrone, delle piccole chicche per noi, lo fai? Sì, noi nel nostro stand abbiamo le perle di Bagnara, che è una pralina di nocciole e rum e ricoperta al cioccolato fondente. Poi abbiamo anche il torrone golden, che è un torrone col pan di spagna al centro, imbevuto di liquore Stregal, tutto ricoperto al cioccolato fondente. Quindi non solo la tradizione di come si faceva il torrone una volta, ma anche delle specialità. Sì, ci sono anche delle specialità. Giustamente si cerca sempre di cercare delle cose particolari, delle cose, proprio dei gusti particolari da accontentare tutti. E sono dei torroni che piacciono, vengono presi? Sì, diciamo che i giovani apprezzano di più questi qua nuovi, diciamo, i prodotti nuovi, le specialità nuove, perché sì, c'è la tradizione che ancora diciamo si cerca la tradizione, però si mischia la tradizione e l'innovazione. Siamo con il più antico produttore di torrone di Bagnara Calabra e qui ne abbiamo una testimonianza. Direi proprio di sì. Questi sono dei diplomi di merito che confermano la produzione del torrone legata al territorio di Bagnara e in particolare nella fattispecie la mia azienda. Fornitore del Duca di Genova, medaglia d'oro Expo 74 presso il Presidente della Repubblica Giovanni Leone, marchio del brevetto del 54, diploma di merito della Regina Margherita. Ma ce ne sono tanti altri. Senti, la tradizione della lavorazione del torrone è cambiata col passare degli anni? Per fortuna si sono mantenute sempre gli standard tradizionali per determinati prodotti fissi legati fortemente al territorio e alle tradizioni. Naturalmente si è evoluta con le esigenze nuove del mercato, facendo altri prodotti, facendo delle varianti, come anche, e che è giusto che sia così, perché il mercato li richiede e si mantiene vecchio, il vecchio e il nuovo. Se ci dovessi offrire un torrone, quale ci daresti? Dipende, qua il rischio di essere maleducato, perché siccome lei è una giovane e bella donna, le darei un prodotto di nuova fattura, di nuova generazione, mentre se era una signora un po' più in età le offrivo un prodotto più legato alla tradizione, più,
per citare i due che fanno parte del marchio IGP e sono il Torrefatto Glassato e il Fino Bianco Glassato. Sono dei prodotti molto antichi e sempre, e lo puntualizzo sempre, la pasta base deve avere almeno il 50% di frutta secca all'interno, perché il manuale è molto rigido nella sua prassi di lavorazione ed è giusto che sia così per mantenere il livello alto del prodotto. E sono due glassati con glassa alla francese, come si faceva una volta, perché la ricopertura di cioccolato, cosa che non sanno in molti, è venuta dopo, perché la cioccolata nella storia del dolciaria culturale è una, diciamo, ha una storia recente relativamente alla scoperta delle Americhe, mentre prima si glassava con altri tipi di prodotti. Allora, la signora Anna viene dal nord. Da Feltre, provincia di Belluno, sì. Mi sono trasferita qua 15 anni fa e dipingo su ceramica, è un mio hobby. E della ceramica? Ceramica che viene da Bassano del Grappa, molti pezzi vengono da Bassano del Grappa, altri pezzi li prendo direttamente da una ditta locale, da Spoleti. E poi vado da loro per cucinare, per... Ho visto che lei praticamente non fa altro che riprodurre quelli che sono i colori e i sapori del sud, come il limone, le arance. Certo, perché il giallo è sempre bello, i limoni sono sempre belli, è un oggetto che può sempre andare bene anche per confezionare... come un regalo di Natale. O servizi di piatti con la verdura, come c'è nell'altra esposizione. Questi invece sono dei servizi? Con la verdura, soggetto verdura, e possiamo utilizzarli per ciotole, per spaghettate, per minestroni. Hanno il fondo un attimo diverso dai soliti. Invece poi mi mostrava delle chicche, dei segnaposti. Questi sono dei segnaposti semplicissimi. Ecco, che possiamo abbinare ai piatti. Ecco qua. L'oliera in tema. Un tagliere. Quindi è un'idea questa per un'idea regalare natalizia, anche un'idea natalizia. Se abbia origini cinesi, arabi o spagnoli, poco importa. È pur vero che è entrato ormai da secoli a far parte della tradizione bagnarese. Esportato in tutto il mondo, porta con sé il profumo di un prodotto unico. Riconoscenze editoriali, lettere di reali, ogni produttore porta dentro il suo tipico torroncino un pezzo della sua storia familiare. Ci troviamo ancora all'interno di questi stand e stiamo un po' girando per assaggiare i torroni. Ma il torrone lei lo fa come si faceva una volta oppure mette qualcosina in più rispetto agli altri? Allora, diciamo che i torroni di una volta, cioè i più antichi, che sarebbero il classico torrefatto, il torrone cannella e il torrone martiniana, noi tutt'oggi continuiamo a farli sempre, no? Diciamo che poi è nato fuori questo torrone, diciamo così, molto più delicato, la classica cotta bianca, che è fatta con mandorla, miele e albumi d'uovo, mentre in passato si lavorava solamente con miele, lavorato ad alta temperatura, zucchero, ed è un torrone un pochino più antico, tra cui, come dicevo poc'anzi, il cannella, il torrefatto e il torroncino. Naturalmente subito dopo lo stiato è uscito fuori anche il torrone ricoperto di cioccolato, che sarebbe quello lì, perfetto, sì. E poi andando avanti negli anni ho cominciato a uscire un pochino di specialità, che è il famoso bacetto che è uscito, che è nato qui a Bagnara, un torrone a triangolino ricoperto di cioccolato, e poi da lì un pochino tutti abbiamo incominciato a fare le nostre specialità. Nella nostra azienda abbiamo due brevetti che ha tirato fuori mio padre circa 20-25 anni fa, e sono il Torange, che è un torrone molto delicato ricoperto di cioccolato realizzato all'arancia. È un arancio qui locale che prendiamo nella zona di Catona, questa zona qua dove gli aranci sono abbastanza. E poi abbiamo il lingottino. Il lingottino, ecco fatto. Questo qua è un altro brevetto nostro, è un torrone molto particolare, ispirato a un lingotto d'oro vero e proprio, no? In quanto ha avuto un enorme successo e quindi... Niente, questi qua sono due nostri brevetti che abbiamo tirato fuori negli ultimi anni. Come altro... Ultimamente abbiamo fatto anche il Crystal, che è un altro torrone ricchissimo di mandorle, bensì al 70%, e abbiamo un torrone che è completamente fatto con mandorla e miele. Niente copertura cioccolato?
Assolutamente no. Mi suggeriva la moglie del signore che dietro un grande uomo c'è una grande donna, e dobbiamo dire che lei è supportato bene, sì, perché... Assolutamente, sì. È supportato bene perché parte anche dei decori, sì, di quello che vediamo in questo tavolo, anche grazie all'appoggio, sì, lavorativo di sua moglie. Lei è venuta appositamente per visitare questi stand. Un suo modestissimo parere su questo torrone di Bagnara? È buonissimo, non ci sono paragoni. L'ho assaggiato anche in altre circostanze e mi è sempre piaciuto, e sono scesa apposta per la festa del torrone di Bagnara. Quindi è buonissimo. Consiglio a tutti di venire a Bagnara a comprare il torrone. Siamo in visita in un altro stand, sempre all'interno della festa del torrone di Bagnara, e sul tavolo altre prelibatezze. Cosa sono questi tipi di torroni che vediamo qui? Abbiamo il tartufo, che è la nostra specialità, poi lì c'è l'ostiato e lì invece lo zecchino, che sarebbe in pratica come l'ostiato, solo che ricoperto di cioccolato. Solitamente chi è passato da qui quale tipo di torrone ha preso? Il tartufo, la nostra specialità. And dream your troubles away until that sunshine peeps through. Fare informazione per noi di Costa Viola Online e Costa Viola Informa significa proprio questo: dare voce a un territorio con le sue peculiarità, con i suoi punti di forza e con le sue debolezze. La gente, per scegliere, deve conoscere e quindi deve essere informata. Questo è il nostro obiettivo, è l'obiettivo di Costa Viola, perché non si ragiona più in termini di singoli comuni, di individualità, ma si ragiona in termini di sinergia, e quindi facciamo riferimento a Costa Viola come un'area. È un periodo in cui si parla molto di massificazione, globalizzazione. Questo deve essere importante affinché i nostri comuni, i comuni della Costa Viola, si inseriscono in circuiti sempre più ampi, però senza mai perdere la loro individualità e le loro peculiarità, e soprattutto quelle caratteristiche che le rendono diversi da tutto il resto. Bagnara quindi non è solo la patria del torrone, due giorni di festa, ma Bagnara è anche la patria delle congreghe. Qui abbiamo Carmelo Tripò di Costa Viola Online che ce ne parla. Sì, Tina, parliamo di congreghe. Devi sapere che nel mese di ottobre scorso, qui a Bagnara si è tenuto il raduno delle confraternite di tutta la Calabria. Da questa esperienza l'amministrazione comunale ha voluto commissionare a tre giovani di Bagnara, lo storico Domenico Gioffrè, la giornalista Roberta Macri e l'insegnante Tommasina Cotroneo, un lavoro per quanto riguarda la storia di queste congreghe. L'idea naturalmente è quella di recuperare un patrimonio unico di questo territorio per divulgare informazioni e notizie per quanto riguarda, diciamo, le confraternite. Naturalmente tutto questo al fine di valorizzare una tradizione storico-religiosa fortemente radicata in questo territorio. Perché sono importanti le congreghe qui a Bagnara? Tu pensa che a Bagnara ci sono sei congreghe. Abbiamo la confraternita a Pellegrina, la confraternita dell'Annunziata e di Santa Barbara, a Ceramida la congrega del Carmelo, a Bagnara centro la confraternita del Rosario e la congrega del Carmine. Qui dove ci troviamo in questo momento, che è la chiesa di San Nicola, che ospita la congrega dell'Immacolata. Le congreghe sono nate naturalmente per iniziativa popolare e sono state, ma lo sono tuttora, fortemente legate al territorio. Si rivolgono ai santi, si rivolgono alla Vergine Maria e loro soprattutto in origine si occupavano di opere di misericordia e in un secondo momento anche della sepoltura dei morti. Naturalmente si aderiva alle confraternite per ragioni diverse, sia morali sia religiose, ma anche per cose più concrete, quindi dare assistenza agli ammalati, una volta la buona morte, i funerali, i suffragi e, come dicevamo prima, anche le sepolture. Oggi diciamo che la sfida che le confraternite hanno è quella della conservazione e della valorizzazione delle proprie chiese. È un'operazione che si sta tentando proprio perché si vuole lanciarle in un circuito turistico religioso. Naturalmente noi abbiamo fatto il giro e tu hai potuto vedere quali opere e quale bellezza conservano queste chiese. Una voce autorevole, quali sono l'importanza delle congreghe? Per me hanno prima di tutto una valenza sociale non indifferente, perché sono nate proprio per quello scopo, è proprio di aiutare socialmente le tante povertà che esistevano nel 700 o nel 600 o nel 1200 e a maggior ragione oggi.
poi effettivamente hanno una bellezza proprio come aggregazione e come modo di stare insieme. E quindi le congreghe sono effettivamente, dal punto di vista spirituale, dal punto di vista sociale, ecco, una forma di testimonianza cristiana non indifferente. Quando una persona come lei va via da Bagnara, cosa porta nel cuore? Beh, prima di tutto il vostro paesaggio, che è unico, e credo che bisogna ringraziare il Signore dove uno è nato, perché così la bellezza del creato diventa effettivamente già una prima comunione, cosa che oggi dovremmo fare, proprio come recuperare la salvaguardia del creato, soprattutto questo scempio che sta avvenendo, perché nella tecnica e nella scienza ci aiuteranno a ristupirci dinanzi alle meraviglie che il Signore ha creato. Due giornate stupende all'insegna della degustazione di questo prodotto prelibato della tradizione di Bagnara. E tiriamo un po' le somme. Una manifestazione azzeccata, ritengo che la promozione del territorio è stato il punto principale di questa festa del torrone. Abbiamo promosso il territorio nella sua interezza, la valorizzazione dei prodotti tipici e non solo, soprattutto in particolare del torrone, che in questo periodo è nella fase cruciale e importante della produzione, ma attraverso il torrone abbiamo promosso le attività produttive, gli alberghi, i ristoranti, le fabbriche di ceramiche, tutto ciò che riguarda Bagnara Calabra, che è inserita in questo contesto della Costa Viola e che sicuramente insieme agli altri comuni ancora può dare di più. The same thing too.